Ciao a tutti ragazzi, sono David Magician e oggi siamo in un video un po' diverso da veramente tutti gli altri, perché oggi voglio rispondere a dei commenti che mi sono stati fatti sotto alcuni video. Ragazzi, senza alcun indugio partiamo subito perché ho davvero molte cose da dire a queste persone. Allora ragazzi, il primo commento che vado a leggere è quello di Dan One Gamer, non so come si pronuncia, però vabbè. Allora, mi dice: anche dopo aver visto tutto il video non mi sembrano carte adatte per fare magia, sembrano più adatte per una partita di poker. Si riferisce al video della recensione dell'Emodiano. E praticamente ora io voglio dire a Dan che praticamente, allora, tipo, se io ho un mazzo di carte, tipo così, un mazzo di carte normale, io tramite un video non posso dire se quelle carte sono buone, non sono adatte. Cioè, ragazzi, come ho detto in quel video, non fatevi prendere, diciamo, dall'aspetto, perché, tipo, ora io ho delle bicycle, no? E tipo, le bicycle sono conosciute per la loro qualità e tutto. Le Emodiano sono conosciute perché, tipo, sono usate per fare così delle partitelle. Però io, forse, può sembrare che sono l'unica persona che ha provato le Emodiano e le ha provate anche per fare magia. Quindi voglio dire a Dan che se tu tipo non le hai in mano, non vai a constatare che le carte effettivamente non sono maneggevoli, non sono proprio adatte a fare magia, questo tu non lo sai, perché le carte non le hai tenute tu in mano, ma le ho tenute io. Quindi, cioè, non puoi proprio nemmeno dire che queste carte non sembrano adatte. Forse, guarda, posso proprio capire che forse dal video io ho sbagliato ad eseguire qualche effetto, qualche mossa di card, stream, non lo so. Però di certo non puoi dire che queste carte non sono adatte per fare magia. Anzi, voglio dirti una cosa: se magari hai delle carte Modiano o dal negro, non lo so, comunque se hai delle carte di marca italiana, ecco, per dirla così in parole povere, ti prego di usarle, di provarle e di farmi sapere sotto al tuo commento come sono, e lì forse potrò darti ragione. Bene ragazzi, passiamo avanti. Allora, un altro commento che mi è stato fatto stamattina sotto al video delle 5 mosse di Cardistry è quello di Draco, e dice così: la leggenda narra che chi vede questo video perde tutto il suo talento nel Cardistry. Allora, io non so cosa vuoi dirmi con questo commento. Forse non ho eseguito bene degli effetti, delle mosse di Cardistry, non lo so. Però, allora, io non vedo che c'è di male ad eseguire questa cosa. Cioè, mi dici cosa c'è di male? Mi dici cosa c'è di sbagliato ad eseguire questa cosa, oppure un card spring, oppure che ne so, un verm, non lo so. Cioè, dimmi cosa c'è di male ad eseguire queste cose, non lo so. Perché? Solo una domanda: perché? Perché questo commento idiota, per dirla così? Perché? Bene ragazzi, passiamo all'ultimo commento che mi è stato fatto anche esso stamattina, cioè 7 ore fa. Ci scrive Lorenzo Sperandio, o Sperandio, non lo so come si legge: spero che questo video sia ironico. Allora, no, no, questo video, anzi il video che ho caricato, non è ironico, anzi per nulla, era un video davvero davvero molto molto serio. Anzi, più serio di così in quel video non potevo essere, davvero. Perché ironico? Cioè, tu ci trovi qualcosa di sbagliato a fare tipo un flicker più il bullet, non lo so. Ci trovi qualcosa di ironico a fare un card spring, a fare una mischiata all'americana, cioè, non lo so, ci trovi qualcosa di ironico a vedere questo. Cioè, non lo so, poi dimmi tu se ci vedi qualcosa di ironico. Allora, cioè, io proprio non so cosa dirvi ragazzi, perché questi commenti che voi mi andate a lasciare, secondo me, sono dei commenti, non lo so, scritti così, giusto per dire. Cioè, se almeno dovete scrivermi un commento negativo, per favore vi chiedo di scrivervi il motivo, di scrivermi il motivo perché mi scrivete questi commenti, perché davvero ragazzi sono davvero stanco di sentire questi commenti. Già li ho sentiti nel video del contest di AI, almeno loro mi hanno detto dove ho sbagliato. Cioè, ma voi mi venite a dire dei commenti che non mi dite che cosa ho sbagliato, non mi dite che cosa ho fatto, non mi dite il perché. Cioè ragazzi, se dovete darmi delle critiche o dei consigli, per favore fatelo, ma non che mi venite a scrivere certe frasi, cioè spero che questo video sia ironico, cioè scherzi, non lo so, boh. Ragazzi, sì, in questo video sono davvero incazzato, perché ragazzi, io l'ho sempre detto, se dovete darmi dei consigli, datemeli, ma non che mi venite a scrivere certe frasi, per favore. Allora, cioè, non ho molti iscritti, non ho molte visualizzazioni, però
Se dovete darmi dei consigli, delle critiche, un qualcosa, almeno fatelo come si deve, nel rispetto e nell'allegria. Per favore, ragazzi. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è stato così vi invito a lasciare un mi piace. E se anche voi pensate che io abbia ragione, vi invito davvero a scrivermi un commento qua sotto. E alle persone che hanno scritto questi commenti, li prego di andare a modificare il loro commento e scrivermi che cosa ho sbagliato in questi video. Perché davvero ragazzi, a me fa piacere sentire delle critiche oppure dei consigli. A me fa piacere, ma almeno io voglio capire dove ho sbagliato. Ragazzi, detto questo, noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. Ciao da David Medician. Cioè proprio Matt, io non lo so, davvero, non lo so. Sono persone ignoranti. No, ma non è di questione di ignoranza, no? Cioè, io dico, devi scrivermi un commento, scrivermi perché lo scrivo. Vabbè. Cioè ragazzi no, io voglio mostrare, tipo questa la metterò dopo tutto il video. Comunque vabbè, voglio mostrarvi, Cioè, spero che questo video sia ironico. Non è ironico per nulla.